Ciao cari amici e benvenuti in un nuovo episodio. Il presidente illegittimo Zelensky è ancora convinto di poter vincere contro la Russia. Va in giro tra tutti i paesi dell'Unione Europea a chiedere soldi, armamenti, a elemosinare qualsiasi tipo di aiuto, insomma. Ed è ancora convinto di poter vincere contro il gigante russo. Peccato che non ha fatto i conti contro un'opinione pubblica che sempre, in maggior parte, si sta svegliando e sta capendo che tutto, diciamo, questo teatrino è solo una presa in giro per cercare di prendere consensi, di convincere gli anglosassoni che tutto sta andando per il meglio, e chiedere sempre più soldi e armamenti per la sua causa. Di recente abbiamo visto come questi, tra virgolette, questi personaggi dell'esercito ucraino addirittura stanno rapendo i giovani, anche i vecchi, e costringerli ad entrare di forza nell'esercito ucraino e essere utilizzati come carne da macello da inviare appunto contro i russi. Questa situazione qui è peggio delle più assurde e delle più infami dittature. Prima questo suo piano di vittoria, rimango sconvolto, senza parole, cioè nell'insistere, nel perseverare su questa sua azione suicida. Questa causa, questa guerra è già persa in partenza, ma dopotutto possiamo anche capire il motivo per cui lo fa. A lui piacciono i soldi, essere protagonista, prima donna, sotto la protezione degli Stati Uniti, del governo americano. Questo ormai è un fatto assodato, lo hanno capito anche i bambini, e loro ancora insistono, ancora cercano di continuare con questa farsa, con questa pantomima assurda nel governo italiano, che fa finta di niente, la Meloni, che comunque è totalmente cambiata. Questa cosa veramente fa ridere, anzi fa piangere, però cosa vogliamo fare? Certe volte dobbiamo prendere coscienza di tutta questa spiacevole situazione, perché veramente è tragicomica. E quindi questo argomento e questo video di oggi che voglio fare è proprio per cercare di comprendere insieme a voi dove questi vogliono arrivare. Perché, considerato il fatto che ormai tutta l'opinione pubblica ha capito, i loro piani sono venuti a galla e rimangono un manipolo di coglioni, scusando l'espressione, tra l'altro anche con il favore di questi mass media di regime, e cercano di convincere l'opinione pubblica di una cosa assurda. Cioè, si fanno i salottini per creare nei talk show situazioni inverosimili a cui credono loro stessi. È veramente vergognoso, quando poi alla fine il 99,9% periodico di tutta la popolazione, ma non solo d'Italia, d'Europa, di tutto il mondo, sa che loro mentono sapendo di mentire. Loro sono proprio falsi, esseri falsi insulsi.